All'ombra di un ficus secolare, davanti al Museo di Mozia, la splendida cornice della Laguna Lo Stagnone a Marsala, è stato presentato il libro Gerico, la rivoluzione della preistoria, di Lorenzo Nigro, archeologo e docente universitario alla Sapienza, edito dalla casa editrice Il Vomere. Alla presentazione ha partecipato tra gli altri l'onorevole Nello Musumeci, nel triplice ruolo di interlocutore con l'autore, giornalista intervistatore e nonché parte in causa, essendo il presidente in carica della regione siciliana. Moderatore all'incontro con l'autore Riccardo Rubino, giovane avvocato marsalese, giornalista, nonché quarta generazione della nota famiglia di editori marsalesi. Tra il pubblico Alfredo e Rosa Rubino, padre e zia di Riccardo, editori del Vomere, gli assessori regionali Armao e Turano, il deputato regionale Locurto, il presidente del Consiglio Comunale di Marsala Asturiano, i sindaci di Salemi e Partanna e diverse altre autorità civili e militari. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha acceso i riflettori sull'isola di Mozia, già oggetto di una campagna di scavi finanziata dalla regione per 4 milioni di euro. Musumeci ha annunciato nuovi interventi per l'isola destinati a migliorare le infrastrutture dell'isola e la ricezione dei turisti della stessa. Abbiamo accelerato la procedura di spesa, sono 4 milioni di euro, in parte utilizzati per le infrastrutture immateriali, quindi l'hi-fi, la possibilità di poter fornire ai turisti e ai visitatori un approccio con la tecnologia assolutamente all'avanguardia senza provare disagi. Dall'altro il rifacimento dei percorsi, della segnaletica, la messa in sicurezza dei luoghi maggiormente frequentati e visitati, e il grosso della spesa è destinato agli scavi archeologici, perché è giusto che tutta quella parte della città di Mozia che ancora non conosciamo, perché rimane sottoterra, venga portata alla luce. E il mio governo continuerà su questa strada. Abbiamo già impegnato altri finanziamenti per altri cantieri in Sicilia. Abbiamo in programma di riqualificare il museo di Mozia, che sa un po' di vecchio, un po' di muffa. C'è bisogno di un intervento deciso, e lo faremo già nei prossimi mesi, e poi un coordinamento maggiore con gli altri enti, con la provincia, con il comune di Marsala, con le autorità della Marina Militare, con gli operatori economici, perché mancano servizi importanti, a cominciare dai servizi igienici. Stamattina, imbarcandomi per Mozia, mi sono reso perfettamente conto di quanto gravi siano questi problemi. Se puntiamo al turismo, se puntiamo su un turismo di qualità, non possiamo permetterci il lusso di non cominciare dai servizi essenziali. Di Gerico, la rivoluzione della preistoria, un romanzo di fantasia misto a un affascinante diario di spedizione, ce ne parla l'autore, l'archeologo Lorenzo Nigro, docente dell'Università La Sapienza di Roma. Questo libro è nato proprio a seguito della morte di Sebastiano Tusa, per cercare di recuperare un po' di valori, perché io, diciamo, come archeologo vado scavando e avendo l'esperienza straordinaria delle scoperte, però volevo condividere dei valori di base, e i valori della preistoria, che io ho chiamato il luogo come il sud della storia, il luogo dove imparare a conoscere se stessi. Ecco, i valori della preistoria, cioè quando le nostre prime comunità umane sono passate da essere cacciatori a imparare a prendersi cura della vita e coltivare e allevare gli animali e le piante, sembrano tanto lontani, ma alla fine sono solo 200 generazioni. Se noi in due generazioni distruggiamo quello che abbiamo costruito in 200, sarebbe sciocco. Allora, prima di scrivere altri libri, sempre ispirati dall'archeologia, in una collana che è intitolata Scavare il mio peccato, ho detto iniziamo dalla preistoria. E siccome ho avuto la fortuna di lavorare in Palestina, a Gerico, per quasi 20 anni, ho raccontato una campagna di scavo in forma di romanzo, spiegando cosa mi sono trovato per le mani, cioè le scoperte del primo uomo, dalla ruota alla invenzione appunto dell'agricoltura, alla gestione dell'acqua, a come si incomincia a pensare agli antenati. Perché la Sicilia? Perché direte, questo che ce ne frega?
Allora, la Sicilia c'entra perché la Sicilia è un luogo dove c'è una grande cultura del passato, dove ancora le persone concepiscono il fatto di appartenere a una storia, cioè non si sentono soltanto degli individui di un mondo globale, ma si sentono degli individui di un mondo globale dove loro hanno un'identità culturale dentro una storia, e quindi è il punto da cui bisogna ricominciare a costruire. Io mi sono permesso di partire da molto lontano, perché più andiamo lontano meno ci sono implicazioni, diciamo, interpretative moderne che ci funestano l'esistenza tutti i giorni nei telegiornali, e così, prendendo esempio dal passato remoto, possiamo incominciare a pensare. Quindi questo è un romanzo, racconta una vicenda, c'è anche una storia d'amore per chi volesse, però poi si passa a dei punti fondamentali dove riflettere, per esempio il culto degli antenati. E qui devo dire che io ho trovato solo a Marsala un editore così saggio, così intelligente, da dirmi semplicemente: puoi scrivere tutto quello che vuoi e puoi mettere tutte le figure che vuoi. Qui vedete i crani che noi abbiamo ritrovato con i primi antenati che vengono trasformati in protettori della famiglia, e la prima torre costruita, la scoperta della ruota. Cioè è tutto un mondo che io cerco di evocare per far capire quanto è stato bello per l'uomo fare tante conquiste. L'invenzione del mattone, per esempio, che ci ha insegnato a pensare, costruire. Noi siamo abituati a immaginare la nostra vita come una costruzione, ma tutto ciò è nato da aver inventato il mattone. Prima del mattone vivevano nelle grotte e l'idea di costruire non esisteva. Allora, tutti questi semplici passaggi ci appartengono, e incominciamo da questi per capire chi siamo e per riflettere, e non possiamo buttare al vento il lavoro di 200 generazioni. Non parliamo del ruolo della donna, di cui ora parleremo, che è stato fondamentale in tutta la storia dell'uomo, ma in particolare nella preistoria. Così, in due generazioni, solo perché a un certo punto siamo impazziti. Ecco, io mi rifiuto di fare questo. L'unico modo era scrivere un testo facile. Questo libro lo possono leggere i ragazzi di 14 anni o le persone mature, e ognuno ci troverà dentro qualcosa su cui riflettere. A Mozia, l'archeologo Lorenzo Nigro ha trovato una seconda Gerico, un'isola misteriosa tutta da scoprire sotto qualche metro di terra. E proprio a Mozia ha incentrato il prossimo libro che sta scrivendo. Si tratta di un percorso ritroso nel tempo, da oggi fino alla prima scoperta archeologica fatta dai Whitaker, all'ombra di un tesoro sparito nel nulla, quello del generale Giuseppe Garibaldi, che non consegnò al re d'Italia Vittorio Emanuele al termine della Spedizione dei Mille. Una trama tesa tra la realtà e la fantasia, contornata dai fantasmi del passato che dimorano sull'isola, con cui l'autore dialoga. Il prossimo libro racconta questo: io salgo sull'isola e vengo contattato da questo fantasma del Cappidazzo, che tutti quelli che conoscono Mozia sanno che esiste, il quale mi dice: tu devi fare questo e quello, ti farò incontrare dei fantasmi che qui sono stati molto importanti. E partendo da Garibaldi, passando per Schliemann, per Whitaker, per la figlia di Whitaker, per il professor Isserling, che era un professore inglese che scavò qui, io racconto tutta una storia molto avventurosa e molto, secondo me, probabile, che è la storia del tesoro che i garibaldini presero a Palermo il 31 maggio del 1860, 5 milioni di ducati d'oro, e che sono spariti, che gli inglesi volevano, che i Savoia volevano, e che non si sa che fine hanno fatto. E io, diciamo, nella mia fantasia penso che siano stati nascosti dal grande Lipari Cascio a Mozia per non darli a sti inglesi che li volevano. E poi il resto ve lo leggete nel libro. Chiaramente vengono presentati tutti questi personaggi, sia del passato che di oggi. Un capitolo intitolato Pamela sa, perché Pamela sa. E tra l'altro nei miei libri i personaggi sono quelli che vivono veramente, perché io li concepisco come i film. Quindi io penso che uno, per esempio, i personaggi anche di questo libro sono veri, e se uno li incontra ci può parlare. Chiaramente, come li ho trasformati, i miei personaggi non sono esattamente le persone che io ho raccontato. Gli ho dato una sistemata, però si possono vedere. Io spero che un giorno i miei personaggi verranno invitati, anche loro come gli attori, da qualche parte, a dire: ma lei come si è trovato a fare il personaggio? E io dirò: si è trovato bene, perché l'ho fatti sempre meglio di come erano nella realtà, a partire da me, che ero il protagonista del racconto. La presenza di così tante autorità sull'isola ha acceso i riflettori su Mozia e su Marsala, territori definiti dal presidente Musumeci
musei a cielo aperto, dove poter far confluire turisti e visitatori provenienti da ogni dove. Un incontro con l'autore, quello promosso da Il Vomer di Marsala, che si è rivelato un'occasione in più per parlare anche dei progetti di rilancio dell'archeologia in Sicilia, di campagne di scavi, di realizzazioni di infrastrutture, di promozione dei siti, a cominciare proprio dallo Stagnone, dalle sue meravigliose isole e dal restante territorio marsalese, ricco di tesori archeologici tutti ancora da scoprire. Il Vomere, da 123 anni, continua a solcare i rigagnoli che alimentano la cultura di questa terra, forieri di riscatto sociale ed economico di una città che merita molto di più. Il bagno di folla che ha accompagnato la presentazione del libro dell'archeologo Nigro in una location poco raggiungibile quale è Mozia, dimostra il lavoro ben svolto da quattro generazioni di editori e giornalisti Rubino a Marsala, nonché il caloroso affetto dei lettori del Vomere che hanno partecipato in massa all'evento.